Ciao ragazzi e bentornati con un'altra parte di Resident Evil 1. E vediamo un attimo, eravamo arrivati a questa sorta di enigma delle ampolle, candele, chiamatele come volete, insomma, che però per il momento, boh, sembra non portare nessun frutto. Per cui vediamo di provare a vedere come si... Dove si usa la chiave che abbiamo trovato prima nella vasca da bagno? Vediamo un attimo se si sono spente magari. No, sono rimaste accese. A meno che non debba seguire l'ordine. Magari esporlo alla lampada rossa e arancione e poi verde, ma boh, proviamo, dai. Ma dubito che sia così complicato. Semplicemente mi sa che dovremmo aspettare un po' per andare avanti questa parte, diciamo. Proviamo l'ultima, ma ho dei seri dubbi al riguardo. Dopodiché andiamo a cercare la porta per quella chiave là. No, infatti. Non era così. Va bene. E con questo disappunto andiamo avanti. Chiave del generatore? No, cos'è che è? Chiave del... Boh, vabbè, insomma, chiave di un qualcosa. Proviamo ad andare di qua. Qua abbiamo un sacco di oggetti comunque. Adesso ne lasciamo un po', perché altrimenti non riusciamo a prendere niente. Nel frattempo, colpi. Ne abbiamo trovati un po', il che non è male come cosa, come notizia, assolutamente. Non sono tantissimi, però dai, facciamoceli bastare. Ok. Libro non stampato. O ci devo mettere una sorta di colorante addosso, oppure non lo so. Però è strano. Vabbè. Tentacoli infami. Galleria. Ok, andiamo giù. Sono un po' preoccupato, perché giù mi sa che c'è quella specie di pianta boss. Però d'altronde, quali scelte abbiamo? Nessuna. Mettiamoci il fucilozzo, che non si sa mai per qualche incontro ravvicinato. E incrociamo le dita. Sembrerebbe quasi tranquillo.
Sicuramente sono pronti per incularci. Inchiappettarci, volevo dire. Qui c'è una cassa da salire. Anzi, ha da spostare la cassa. Vediamo se riusciamo a fare una sorta di passerella. Non so perché, ma ho già scherzato questo enigma. Così a intuito proprio. Ah no, dai, si spingono. Ottimo. Ah, è chiuso questo qua. Ok. Ma è così facile, strano. È molto sospetta come cosa. Secondo me adesso mentre spostiamo queste cose qua, ci fregano da lì dietro. Guarda, me lo aspetto proprio da un momento all'altro io. Perché sti bastardi qua li conosco ormai come giocano. Apparentemente no, vabbè. Non promette bene, eh. Non promette bene. No, che non promette bene, cazzo. Ehi là, cosa c'è qua? Cos'è, un super pesciolone? Oh, che cazzarola! Ah, ecco appunto. Aiuto? Siete morti? Quanti colpi ho fatto fuori? No, non è possibile, cazzo. E che cazzo? Ma quanto grande è sto qua, oh? Porca vacca, ma è enorme quel coso lì. Non è mica piccolo come quegli altri. E vabbè, e poi? Ho capito, dai, ho sbagliato stanza. Scusate, torno più tardi. Qua mi fanno il culo, ragazzi. Qua è chiuso. Cosa devo fare? Ah, ok. Ottimo. Ma quando l'ho sparato quel colpo lì? Questa qua è decisamente la stanza sbagliata, eh. Non che l'altra con la pianta scherzasse, per carità. Dobbiamo scendere nei meandri di questa struttura. A malincuore, sia chiaro. Perché effettivamente non prospetta nulla di buono.
Oh, porca vacca. Quel cazzo di squalo è enorme. C'era una scala qua. Emergency, unknown source of pressure detected. Locking all doors to achieve maximum safety. Sto facendo cose puramente a caso io, eh. Reaching 30% of pressure threshold. Threshold. Activate emergency drainage system immediately. Penso di avercela fatta. Sì. Qualcosa ho combinato, ragazzoli. Sì. Mamma mia, che mezzo infarto che ho fatto. Mi stavo per cagare addosso. Ah, questa qua è la scala che... Sì, sono salito per di qua io, sì. Cioè sono sceso per di qua, scusate. In teoria si è asciugato l'acquario allora. Che posto del cazzo. Ah sì, prendile. Però sapete cosa, cazzo? Il lanciagranate avrei dovuto metterlo nella cassa. Vabbè. Andiamo di qua o andiamo di là? Boh. Proviamo ad andare di qua. Speriamo bene. Io adesso mi immagino già il super squalo qua per terra, ecco appunto. E dovrebbe essere morto secondo voi? Ma... Secondo me questo qua si sveglia da un momento all'altro.
Quello squalo lì non mi convince neanche un po'. Proviamo a vedere l'altra stanza. Ah già, di qua. Questo super mega labirinto. Proiettili magnum, mala magnum. Non so dove sia. Dove ci porterà questa scala? Ma è proprio un casino sto posto. Ah ok, ho sbloccato una shortcut, ho capito. Qua è praticamente poco prima delle casse, credo. Esatto. Ah. Quindi non è proprio completamente una shortcut, dato che siamo chiusi fuori da lì. Vabbè. Ma cosa abbiamo risolto allora? Boh. Abbiamo svuotato l'acquario. Vabbè. Siccome ragazzi, voi lo sapete già che io ogni volta che gioco, bene o male, gioco 40-50 minuti senza salvare, e adesso vado a salvare, perché non si sa mai effettivamente. Abbiamo fatto un bel po' di cose, per appunto 50 minuti vorrei evitare di perderli, per cui torniamo indietro. E dopo, quasi quasi, tornerei anche a prendere il coso. Il lanciagranate, cazzo. Però è distantissimo, eh. È distante, insomma c'è della strada, ecco quello, sì, c'è della strada. Sbagliato parte, ecco. Bravissima. No, questa qua è quella per salvare. Forse drenando l'acqua ho fermato la cascata? Ma no, dai. Due colpi per il pompa mi rattristano il cuore. Va bene ragazzi, questo era tutto, diciamo. Vediamo un attimo, quasi quasi andrei davanti là nel giardino a vedere se vedere se magari fermando l'acqua la cascata si è fermata, ma onestamente non credo che siano molto collegate le due cose. Che poi questa casa dai custodi, adesso che ci penso, è circondata dai serpenti, eh. Per cui no, meglio andare a salvare. Ci andremo dopo aver salvato lì. Come sempre vi invito sempre a lasciare un like se il video vi è piaciuto. E basta. Iscrivervi no, perché se siete qua vuol dire che cazzo! Cristo santo. Ho sbagliato porta, cazzo. Ti venisse del bene.
piccolo infarto. Comunque dei riflessi prontissimi, eh. Cazzo. Piccolo infarto, va bene. Ah no, ho sbagliato, volevo salvare. E anche l'ultimo colpo, no, il penultimo colpo del pompa se n'è andato. Ah, ok, giusto. Bene ragazzi, questo era tutto, grazie e alla prossima.